crazy. Let's do something kinda crazy. Tell me, baby. Buongiornissimo, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Oggi è lunedì e sono le 8:15 di mattina. Io sto iniziando adesso ufficialmente questo weekly vlog, però in realtà avrete visto le clip di 2 giorni fa. Infatti sono stata a fare le unghie e ho fatto qualche piccola ripresa, poi magari ve le faccio vedere meglio, però insomma sono molto semplici. Oggi appunto è lunedì, sono le 8:15 di mattina, mi sono svegliata circa alle 7:10, mi sono preparata e sto andando in stazione per prendere il treno. Aspettate che qui... Ok, sono andata in stazione, oddio c'è il sole, in stazione a prendere il treno perché devo andare in università. Oggi il lunedì e il martedì faccio il solito tour de force, cioè esco la mattina di casa alle 8, prendo il treno, vado all'università, poi prendo, insomma faccio le lezioni della mattina, poi prendo un altro treno, mi porta al lavoro e da lavoro poi quando finisco torno a casa, insomma, però sono comunque contenta perché mi piace, io insomma se non faccio nulla mi annoio, invece così mi occupo tutta la giornata e sono in pace con me stessa. Ho appena parcheggiato la macchina in stazione e sto appunto andando al binario ed sono troppo contenta perché è finalmente tornata la stagione dei blazer. Sono in stazione e non c'è nessuno, è bellissimo. Sono in treno e posso farvi vedere un pochettino meglio le unghie. Ho scelto questo colore chiarissimo che è una specie di rosa lattiginoso, molto molto bello, e ho ovviamente accorciato tantissimo perché mi danno troppo fastidio quando sono lunghe. I'm looking, but if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been call me baby. I know it's kinda crazy, but if you don't. Sono arrivata nei pressi della mia università e adesso vado a lezione. Don't keep me waiting, yeah. Am I the one you're dreaming? Una corsa, però sono arrivata in treno e adesso vi faccio vedere in cosa consisterà il mio pranzo in treno. La serie è brutta ma buona, ho questa appunto lasagna con besciamella e verdure, vi assicuro che è molto buona, e poi qui ho 2 pezzetti di focaccia rustico con il prosciutto. Io, anche se mangio in treno, porto anche la frutta perché comunque il pasto deve essere sempre completo, e avevo anche il Kit Kat, ma l'ho già mangiato. Fine! Ho fatto le mie ore al lavoro e adesso vado a prendere l'ultimo treno della giornata, che bello! Buongiorno, oggi è martedì, secondo giorno di questo weekly vlog, e sto per uscire di casa. Vi faccio vedere come mi sono vestita. Chiameremo questo outfit gelataio perché non guardate questa cosa che ho messo sopra, ma mi ero vestita con pantalone bianco e questa magliettina molto sottile bianca, quindi ero praticamente tutta bianca e ho detto no, non si può fare. E quindi sto indossando questa specie di mantella, non so bene come chiamarla, che si può anche chiudere, innanzitutto perché è abbastanza fresco fuori e poi appunto per sdrammatizzare un pochettino, poi
alle frange che io amo tanto, e ho anche messo questa collanina con la croce, quindi sì, e mi manca il profumo come sempre. Come profumo oggi vado con lui, Chloé. Chloé, non ha altri nomi, credo. Molto fresco. Sta quasi per terminare, quindi non esce benissimo, però insomma ce n'è ancora, vedete? Ok, sono pronta. Andiamo. Come sempre faccio la ripresa mentre vado in stazione, cioè da quando parcheggio la macchina alla stazione. E non fatevi ingannare dal sole che si vede, ma fa freddissimo, cioè c'è proprio vento e freddo. Temo che stasera gelerò. Sono arrivata in anticipo, quindi sto andando in posta a spedire dei pacchi di Vinted che ho venduto. Infatti ce li ho qui. E approfitto. Che carino questo bar con gli orsacchiotti, sono troppo belli. Sto andando a fare lezione adesso, sono appena uscita dalla sala lettura della biblioteca. Dolcetto prima di andare al lavoro. Ciao amici, sono le 9:30 di sera. Sono le 9:30 di sera, io sono appena tornata a casa. Ho finito di lavorare circa alle 20, però poi tra treno e varie cose riesco ad arrivare soltanto adesso a casa. Considerate che sono fuori dalle 9 di stamattina. Aspettate che sono al buio. Voilà, sono fuori dalle 9 di stamattina. Quindi sono molto stanca, però va bene, adesso vado a cenare. Sto uscendo con mia madre a fare delle commissioni e mi sono vestita in questo modo perché è abbastanza fresco, quindi ho bisogno sia della giacca che della manica lunga. Ed eccomi qui spiaggiata sul letto post pranzo perché, cioè, matematico, io finisco di mangiare, mi viene proprio l'abbiocco totale. Infatti questi giorni in cui ho pranzato in treno e sono andata direttamente al lavoro è stato molto traumatico per me. Vabbè, comunque non ho tempo per dormire perché, insomma, oggi un po' più tardi, però andrò al lavoro oggi pomeriggio, cioè tra un po' dovrò prendere il treno. E io voglio far vedere, visto che ho diciamo 10 minuti di tempo, una cosa che ho comprato stamattina. Allora, avevo un buono regalo in questo negozio del mio paese, che si chiama appunto Cardone. Tra l'altro, hanno delle robe fantastiche, quindi se volete vedere lo shop online, sì, eccolo qui. Cardoneshop.it, insomma, molto molto carino. E avevo un piccolo buono e ho deciso di acquistare una cosa che volevo da parecchio tempo. Ovviamente ho dato la differenza. Adesso ve lo faccio vedere. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. E voilà!
Allora, ho comprato questo maglioncino di Ralph Lauren che avevo visto da un po' di tempo, lo guardavo online, insomma, me lo stavo studiando, poi ho deciso di andarlo a prendere. È un maglioncino in cotone, cotone ovviamente pesante, con le trecce di questo bel blu, con il dettaglio qui con il rosso. E secondo me è uno di quei capi che insomma ci spendete un pochettino di più, però vi durano un'eternità. Almeno ne avevo un altro e mi è durato tantissimo. E l'ho provato e prima di tutto in taglio vestono abbastanza piccoli, quindi la S era impensabile, era proprio stretta. Prima ho provato la L e mi stava troppo larga, quindi alla fine ho optato per la taglia M, che comunque mi veste bene, posso metterci sotto una camicia o un'altra maglia, insomma, posso gestirmi come voglio. E fatemi sapere se vi piace, a me piace un sacco. Sto per andare al lavoro e oltre al mio solito zaino ho anche portato questa bag in cui ho inserito un cambio per stasera, e cioè un vestito, un paio di tacchi, le cose che mi servono per cambiarmi fondamentalmente, perché appena finisco di lavorare devo andare a un compleanno, quindi mi devo cambiare in bagno, a scuola probabilmente, e sì, mi sono organizzata così. Amici, buongiorno. Come si può vedere, non sono nel mio letto perché ho dormito a casa di Giovanni. Ieri siamo stati ad una festa, quindi abbiamo fatto un pochettino tardi. Infatti, stamattina mi sono svegliata leggermente più tardi del solito. E adesso stavo qui con il mio computer e stavo facendo un po' di cose sia per YouTube che altre cose mie, diciamo. E nulla, vi volevo salutare. Oggi è giovedì, sì, 6 ottobre. Non so se fare questo vlog, continuarlo fino a domenica o fermarmi a venerdì, quindi il weekend lasciarlo libero. Deciderò. Allora, è sera, ho finito di lavorare e il mio treno ha fatto tantissimo ritardo, quindi sono arrivata a casa un po' più tardi. Ho cenato, ho sistemato un po' di cose e adesso arriva il momento di struccarmi. Mi sono già lavata i denti e utilizzo l'acqua micellare di Garnier da una vita e infatti ho trovato un'offerta su Amazon, insomma l'ho trovata a un prezzo molto conveniente e ne ho comprate forse 4 bottiglie, queste qui da 400 ml, molto molto comode, e ovviamente con i dischetti che ho in questo cosino qui. E poi volevo farvi vedere quest'altro acquisto che appunto contiene tre, non so come chiamarli, tre divisori che girando possono essere aperti, in cui ho inserito i campioncini perché io spesso li utilizzo. Vabbè, qui ci sono dei balsami labbra, quindi non full size, però per esempio ho questo qui di Mario Badescu, insomma ho vari campioncini, di Aven, ho vari campioncini che ho messo in questi scomparti, così forse posso utilizzarli più facilmente. Buon venerdì, finalmente venerdì, è finita questa settimana super 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 intensa. Io mi sono vestita, sto indossando questa camicia molto bella di questo brand che si chiama 8PM. Ho fatto anche la treccia e sono andando a fare delle commissioni e dopodiché torno a casa, devo lavorare da casa e poi andare proprio al lavoro fisicamente. Sono in postazione seduta perché stamattina ho una lezione online, quindi la posso fare da casa e poi nel pomeriggio, come vi ho già detto, andrò al lavoro. E sono tanto contenta, il venerdì è forse la mia giornata preferita perché appunto si finisce la settimana lavorativa, inizia il weekend, insomma, mi piace un sacco. Questo qui è il rossetto che sto indossando oggi. Ne ho diversi di questi qui di Kiko. Alcuni li avevo comprati. Aspetta, che li mettiamo tutti in ordine, che io da maniaca. Ok, questo purtroppo non è di Kiko, quindi vabbè. Alcuni li avevo comprati, altri invece li avevo trovati nel calendario dell'avvento dello scorso anno. Questo è uno di quelli del calendario, se non ricordo male. Ok, ed è il numero 407. Questo qui.
Dopo aver pranzato, mi sono lavata i denti, ovviamente si è tolto, quindi lo riapplichiamo. Perfetto. Vi faccio anche vedere il profumo che sto indossando oggi, che è questo qui. Si chiama Profumo della Felicità e l'avevo fatto vedere nei miei regali di laurea perché stava insieme ad altre. Era un cofanetto, insomma, ed è un profumo di Collistar. Io non conoscevo Collistar per i profumi, cioè nel senso, ho sempre usato le creme, insomma, quelle cose lì. Invece questo molto molto buono, consigliato. Credo sia più che altro, ecco, un'acqua aromatica, non è un vero e proprio profumo. Ed eccomi qui, sto andando anche oggi a lavoro, cioè in stazione per poi andare a lavoro. Stiamo per guardare Harry Potter. Ciao amici, chiudo adesso il vlog, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo molto presto con un altro video. Ciao!